Ciao ragazze, sono tornata con un altro video. È la decima volta che sto cercando di girare questo video, mi dovete credere, per mostrarvi le novità per quanto riguarda la collezione autunnale di Essence. Ho scaricato dei vari comunicati stampa che mi ha mandato un'agenzia con cui collaboro per quanto riguarda Essence, e vi volevo mostrare insomma le novità per quanto riguarda le Trend Edition e la collezione permanente di Essence per questo autunno-inverno 2012. Allora, delle Trend Edition di cui vi parlerò, sul comunicato c'è scritto che le potremo trovare nei mesi di settembre e ottobre negli stand. La prima di cui vi voglio parlare è la Cherry Blossom Girl. Ed è questa qui. La collezione comprende due liner in penna in due colorazioni, il marrone e il nero, un 4 ombretti, una polvere per il corpo, tipo quella della Sun Club, non so per chi ce l'ha, come quella che ho io che ha visto il mio video, c'è cioè il piumino ed è insomma tipo un illuminante per viso e corpo e décolleté. Poi abbiamo un blush, delle ciglia finte di carta con questi decori molto molto carini, tipo fiorellini. Poi degli smaltini in queste quattro colorazioni qui, un illuminante viso in penna e due matitoni labbra nelle colorazioni questo rosso aragosta e questo rosa nude. Davvero molto molto carina. Mi ha colpito particolarmente di questa collezione. Allora, le sopracciglia, le ciglia finte, perché sono davvero, davvero originali. Le ho viste simili al Cosmoprof e sono davvero carine, fanno un effetto meraviglioso. Vi basta anche solo applicare queste, il trucco insomma è fatto. E la polvere per il corpo mi incuriosisce tanto, ma anche il blush. Vabbè, io tutti i blush dell'edizione limitata di Essence, vabbè, ho una spiga assurda, non ne trovo neanche uno, però non riesco mai a trovarli, però insomma mi incuriosiscono tanto. Il 4 e Shadow sono carini, è carina la combinazione di colori, però non mi incuriosisce più di tanto. I matitoni labbra non è che mi ispirano, però vi ripeto, mi piacciono molto queste ciglia finte, sono davvero molto carine. Per quanto riguarda i prezzi, ve li dico velocemente. L'ombretto Occhi 4 costa 3,49 euro. I due eyeliner occhi 2 in 1, perché da un lato c'è il pennino sottile e dall'altro quello più doppio, quindi sia per un effetto strong che per una linea sottile e precisa, e costa 3,49 euro. Le ciglia finte hanno un prezzo davvero irrisorio, ragazze, 2,79 euro, sono davvero carine. E i matitoni labbra costano, qua lo chiama rossetto labbra in penna, 2,29 euro. L'illuminante in viso 2,99 euro. Il blush viso 3,49 euro. Gli smaltini 2,29 euro. E la polvere per il corpo 3,99 euro. Tra l'altro hanno dei nomi davvero carini, ad esempio la polvere per il corpo la chiama Hello Glitty, poi la penna illuminante viso la chiama Konnichiwa Girls, davvero molto carino, ispirata a questa collezione, ispirata al mondo orientale, quindi qua tutto dice per un effetto geisha, un effetto orientale, davvero molto carina, tra l'altro non so cosa mi succederà, perché praticamente sono dei comunicati che non dovevo mostrarvi prima del 15 agosto, come potete leggere da qui sopra, però sinceramente ho visto in anteprima su Facebook anche delle immagini, quindi non credo che mi succederà qualcosa, voglio dire. E per le blog, vabbè, qua dice che non dovevo mostrarvi, ma chi se ne frega, insomma. Per una volta che mi hanno mandato del materiale interessante, perché solitamente non mi, devo dire la verità, mi mandano cose già viste, già che conosciute. Poi un'altra Trend Addiction si chiama New in Town e consiste in balsami labbra
questi Kiss Care Love, due ombrettini della Stay All Day, nuove colorazioni, un viola e un rosa salmone, un eyeliner in penna e due nuovi multi-action mascara, uno waterproof e un altro black in black, con un nuovo scovolino trasparente e degli smaltini. Nuovi smaltini, penso alcuni shimmer, altri matte. Ora vediamo un poco. Allora, il multi action mascara occhi è quello lì classico, che però lo riporta in questa collezione qui. E cambia soltanto l'applicatore, come potete vedere, è trasparente. E allora, gli Estée Lauder ombretto costa, vabbè, 3,49 euro, i prezzi più o meno sono gli stessi. L'eyeliner occhi in penna con punta sottile costa 2,99 euro. Il multi action mascara 2,99 euro. Poi ci sta il multi action mascara occhi nero assoluto, effetto volumizzanti, con all'interno dei pigmenti nero fumo per ottenere un effetto più voluminoso. Quindi penso che all'interno di questo qui ci saranno anche delle fibre per allungare e costa 2,99 euro. Poi abbiamo il multi action resistente all'acqua 3,49 euro, il balsami labbra disponibile in tre colorazioni, come potete vedere dal foglio, il viola, rosso e rosa, e costano 1,59 euro, e gli smaltini Color & Go smalto unghie costa 1,99 euro, e sono disponibili queste 5 colorazioni qua. Tra l'altro hanno cambiato anche il packaging degli smaltini ed è davvero molto molto carino. Poi, una delle collezioni secondo me più accattivanti per quanto riguarda quest'autunno è la Trend Addiction Color Arts, dove troviamo pigmenti, cioè stramega belli, guardate i colori. Ci sta questo azzurrone qui, questo turchese, che è meraviglioso, ed è composta da pigmenti, una base trasparente per occhi, una base labbra, un top coat per fissare i pigmenti sulle unghie, un applicatore per quanto riguarda i pigmenti e quest'altra cosina qua, sul comunicato. Questa cosa qua non so cosa sia, sarà qualcosa per fare la nail art, però altri fogli che insomma mi spiegano che cosa sono questi aggeggi per nail art. E questi pigmenti qua si possono usare sia per gli occhi che per labbra che per le unghie. Mi incuriosisce molto la base occhi trasparente e anche per le labbra. Allora, i pigmenti hanno un prezzo irrisorio davvero, 2,99 euro, la base occhi 2,29 euro e la base labbra altrettanto, sempre 2,29 euro, non mi pare tutto. E lo smalto base unghie è un'idea davvero carina, spero che funzioni. E praticamente questa è una base, una base unghie che serve per fissare i pigmenti sulle vostre unghie. Poi abbiamo il pennellino e costa 1,99 euro. Poi abbiamo il pennellino per pigmenti o per labbra, su occhi e labbra, e costa 1,59 euro. Questa collezione mi piace tantissimo. Io spero di poterla trovare, soprattutto i pigmenti più ne prendo e meglio è, perché ci sono davvero dei colori molto molto belli. Mi rendo conto, che non si vedono benissimo, però insomma ho fatto del mio meglio. Poi, allora, mi ha mandato anche, allora, le novità per quanto riguarda questo autunno-inverno sarà anche la linea Pure Skin della Essence con tre nuovi prodotti. E c'è un fondotinta fluido della Pure Skin e
Essence Pure Skin Anti Spot, fondotinta idratante, una cipria viso compatta anti spot ed un correttore sempre anti spot. Il correttore 2,49 euro, 3,79 euro la cipria e 3,99 euro il fondotinta. Vi leggo un poco quello che dice la recensione. Allora, il fondo, azione immediata per una pelle fresca e pulita. Il fondotinta liquido idratante e copre le impurità della pelle. Grazie allo speciale complesso Clear Derm, brufoli e punti neri non avranno scampo. Zinco e bisabololo eliminano le impurità mentre gli ingredienti non come edogenici ne impediscono la ricomparsa. Dermatologicamente testate, disponibili in tre tonalità. La cipria, pelle fresca, radiosa e sana. La cipria viso compatta antibatterica opacizza e copre le irregolarità della pelle, rendendola omogenea. Il complesso Clear Derm contiene zinco particolarmente indicato per combattere brufoli e punti neri e assicurare così una carnagione omogenea e brillante in ogni momento della vostra giornata. Il correttore viso in stick agisce contro le macchie di colore, i punti neri e i brufoli. La sua formula antibatterica non solo aiuta ad eliminare i brufoli, ma ne previene la formazione. E mi sembra davvero una novità, pure il packaging è molto carino. Non so se potete vedere. Questi saranno i tre prodotti nuovi della Pure Skin. Disponibile sugli stand, ve lo dico subito, se mi sa di no. No, non mi dà un novità autunno-inverno 2012, non mi dà insomma un'uscita specifica come le collezioni. Poi, questo è tutto il malloppo di quello che tipo catalogo delle novità autunno-inverno della Essence. Ci saranno dei nuovi ombrettini della Stay All Day, anche varie colorazioni degli ombretti classici di Essence. Qui, per esempio, fa vedere questo giallo che è davvero molto carino. Questo qua, se non sbaglio, questo quattro ombretti già si è vista questa colorazione qua. A me interessano moltissimo gli Stay All Day, li adoro, li stradoro e quindi voglio comprarne il più possibile. Anche perché hanno un prezzo bassissimo e sono ottimi davvero. Poi la novità è l'eyeliner occhi in penna punta sottile. Per quanto riguarda questa pagina qua, vedete, c'è scritto novità. E praticamente il più versatile tra gli eyeliner. L'eyeliner occhi in penna punta sottile segue i trend del momento negli USA e in Asia. Questo eyeliner di lunga durata ha un particolare applicatore che permette di creare qualsiasi tipo di look, una linea di eyeliner semplice e definita o un look più ricercato e intenso. Prezzo 2,99 euro. Novità è anche il multi action mascara occhi nero assoluto e quello lì resistente all'acqua che vi ho già fatto vedere nella Trend Addiction. E secondo me questi prodotti qua, gli Stay All Day insomma e i multi action e questo eyeliner che vi ho detto poc'anzi rimarranno nella collezione permanente perché qui insomma c'è tutta la collezione permanente di Essence per quanto riguarda l'autunno-inverno. Quindi viva gli Stay All Day, sono sicuro li troverò. Poi, tra le novità ci sono questi balsami labbra che li troviamo nella collezione sempre New in Town in tre colorazioni a 1,59 euro. Poi vabbè, i vari lucida labbra XXL che conosciamo e i rossettini. Come novità in questa pagina qua abbiamo i balsami. Vado veloce ragazze perché sennò sto qui fino a domani mattina, non so se vedete quanti fogli. Questo assolutamente da provare, non l'ho visto da nessuna parte, infatti quando l'ho letto mi sono rimasta così, ed è un fondotinta compatto di Essence, che si può, fondotinta compatto 2 in 1 con cipria,
e si può utilizzare sia asciutto che bagnato. All'interno c'è una spugnetta che, che può essere utilizzata sia da asciutto che da bagnato. Bagnato per un risultato più coprente, asciutto per un velo di prodotto sul viso. Dà un effetto cipria vellutata. Metto. Senza, allora, applicato asciutto è una cipria vellutata dall'effetto matte con una coprenza media, bagnato una coprenza più strong, insomma, e costa 4,49 euro. Questo secondo me è un prodotto favoloso, non vedo l'ora di provarlo. Ed è Essence Wet and Dry fondotinta e cipria 2 in 1. Carina come idea. Poi le novità sono gli smaltini Color e Go a 1,99 euro. Questi sono tutti questi bellissimi colori accesi, carini proprio. E anche il packaging mi piace tanto. Poi c'è la linea Essence Nude Glam, questa è anche nuova. Smalto unghie effetto naturale. C'è di più, i nuovi Nude Glam Smalti, unghie ad asciugatura rapida, si distinguono per il loro brillante effetto gloss, l'asciugatura rapida e l'incredibile lunga durata. Le delicate tonalità dall'effetto naturale a quello shimmer sono leggermente trasparenti alla prima applicazione e danno più copertura alla seconda. Di sicuro il tuo nude look non sarà mai noioso. Essence Nude Glam Smalto Unghie Effetto Naturale disponibile in 6 colorazioni. Questa è una novità. Questo siamo arrivati al settore unghie. Questo, vabbè, è il listino prezzi di tutte le robe. Qualunque informazione, ragazze, non vi preoccupate, io ho. Questo è, diciamo, tutto il listino prezzi dei vari prodotti, quindi qualunque cosa. Se vi volete segnare qualche prodottino, e i vari prezzi, insomma, per un prossimo acquisto, non vi preoccupate, scrivetemi qui sotto, informazioni, i prezzi, quello che volete, non vi preoccupate, sono qui apposta per questo. Poi, Essence Color Art. Questa qui è la linea, vabbè, qua ci sono le novità, i pigmenti, la base occhi. Come novità mi porta cartella stampa set 12. Questa, vabbè, è tutta la collezione che vi ho fatto vedere prima. Ah, ecco qua gli aggeggini che non sono riuscita a capire quando vi ho mostrato la foto della Color Art, che ora ve la prendo per farvela vedere più grande. Vedete questo aggeggino qua? Vicino al pennello, non si capisce che cosa sono questi due cerchietti. E adesso lo andiamo a scoprire. Essence Color Art contenitori per miscelare. Mixa i tuoi pigmenti preferiti in queste simpaticissime scatoline in plastica trasparente. Ah, saranno delle giarrettine. Puoi utilizzarle anche per conservare le tue creazioni e utilizzarle per il make-up dei giorni seguenti. Prezzo 1,59 euro. È anche buono perché all'interno ce ne sono due. Io pensavo come una babbea che era qualcosa per la nail art. Ed è questo prodottino qua. Andiamo avanti. Poi Essence Nail Art. A partire da settembre 2012 po possiamo trovare, insomma, queste varie cose qua. Allora, la novità per quanto riguarda il settore unghie è l'Essence Color and Change Smart Unghie. Quindi allora, con il nuovo pennellino effetto Magic è facilissimo, è divertente creare dei piccoli capolavori di nail art, grazie ai quattro nuovi smalti altamente pigmentati. È come una magia, applica lo smalto, lascialo asciugare e poi con il pennellino scatena la tua fantasia per creare bellissimi effetti. In pochi secondi l'immagine tracciata con il pennello apparirà sulle unghie come per incanto. Un pennellino effetto magico, gli smalti in quattro colori. Che
cosa carina! 2,49 euro costano, ragazze. Io che adoro queste cose per le unghie, un'idea simpaticissima. Questo è il packaging. Ecco qua, change. Poi sotto troviamo smalto, Essence Smalto Unghie Base Peel. Cambia colore ogni volta che vuoi, senza bisogno di usare solventi, grazie allo smalto unghie base peel off. È come se la base trasformasse lo smalto in un adesivo, per cui basta staccarlo per rimuoverlo. Una volta applicata la base, da bianco latte diventa trasparente. Ora è il momento per stendere il tuo smalto preferito. Puoi ripetere l'operazione all'infinito, applicare la base peel off, stendi lo smalto e poi staccarlo quando vuoi. Cambiare colore, non hai bisogno più del remover. Che cosa carina anche questa! 2,89 euro. Praticamente, per quanto ho capito, questa è tipo una base. Applicate prima questa base qui che da bianca diventa trasparente, poi ci mettete sopra il vostro smalto e quando ve lo volete togliere, lo andate a togliere tipo come fosse un adesivo. Poi, Essence applicatore decorazioni nell'Art 2. Questo secondo me è da utilizzare per lo smalto che disegnando insomma qualcosa sopra l'unghia cambia colore e vi fa insomma una nell'Art da sopra l'unghia. E questo applicatore qua, il nuovo must have 2 in 1 per la nail art. Illimitate possibilità grazie ai due lati. La punta sottile rende facilissima l'applicazione di piccoli strass, sticker, decorazioni e French. French tip. La punta più grande invece è ideale per creare mille pois utilizzando la vostra fantasia e la vostra tecnica. 2,49 euro. Poi, Essence Nail Art crea il tuo anello, incredibilmente unico. Essence Nail Art crea il tuo anello 1, 2 e 3 ed è fatto. Il tuo anello trend è personalizzato con smalto, decorazioni, strass e sticker preferiti. Colora questi nuovi anelli trasparenti con lo stesso stile delle unghie. Otterrai un look incredibilmente coordinato. Che cosa? È davvero carinissima. Questo qua. Praticamente sono dei tre anellini che voi li colorate dello smalto che avete indosso, ci applicate qualche cosina sopra e insomma avete l'anello coordinato alle vostre unghie. Il prezzo è 2,49 euro. Ragazzi, io spero di non annoiarvi. Le ho reputate, insomma, ho reputato questi comunicati utili per le novità per quanto riguarda Essence, per la prima volta che mi hanno mandato qualcosa di carino in mesi che collaboro con questa agenzia, ho deciso insomma di farveli vedere. Poi abbiamo sempre il settore unghie, ragazze, è lunghissimo, ci sono un'infinità di smalti. Abbiamo gli smalti cracking, l'effetto topper, il nail art topper. Nell'Art Smalto Unghie Top Coat ad effetti speciali Glowing in the Dark. Ad effetti speciali, ogni dancing queen potrà sfoggiare un look strepitoso anche durante le serate in discoteca. Praticamente questa è un top coat che sotto le luci della discoteca tipo darà un effetto neon, che l'ha fatto pure la Debbie se non sbaglio, o di Smart Debbie, una cosa del genere. Poi abbiamo questo qui, il top coat con i brillantini, il cracking. E sotto abbiamo quello magnetico. Ma la novità in assoluto è questo top coat ad effetti speciali Club Disco. Questo qua. Nell'Art Smalto Unghie Top Coat ad effetti speciali Glowing in the Dark. E costa 2,29 euro come tutti gli altri smalti. A parte questo magnetico che costa 2,49 euro. Poi abbiamo, vabbè, i nuovi stickers stickers manicure della Essence a 1,79 euro, però non sono una novità a quanto pare. Poi ho lo Studio Niles, questo qui sempre un inverno non specifica l'uscita. Abbiamo, penso, quattro nuovi top coat. Sì, per quanto riguarda la cura delle unghie abbiamo svariati prodotti.
Allora, il primo smalto è lo Studio Niles Pro White Smalto Unghie Effetto Luminoso. Bianco naturale affascinante, formula d'asciugatura rapida e speciale, formula anti-ingiallimento. Assicura unghie naturalmente bianche ed offre una luminosità brillante. Grazie alla sua texture unica otterrai un finish effetto gel a lunga durata. 2,29 euro. Studio Niles Pro White Smalto Unghie Rosato Anti-ingiallimento. Elegante e unico per, un French per una French manicure luminosa. Grazie all'asciugatura rapida e alla formula anti-ingiallimento, creare una perfetta French manicure sarà un gioco da ragazze. Poi abbiamo il Pro White Smalto Unghie Rinforzante. Lo smalto unghie rinforzante è la soluzione ideale per avere unghie sempre più resistenti. La doppia azione rinforzante contiene anche una formula anti-ingiallimento per un finish brillante a lunga durata. Poi abbiamo Studio Niles smalto ad asciugatura rapida con formula anti-ingiallimento per unghie naturalmente bianche dal duraturo effetto lucido. E questo si chiama Studio Niles Pro White Smalto Unghie Anti-ingiallimento. E sono questi qua. Sono tutte novità a 2,29 euro. Poi un nuovo top coat come questo qui di quest'anno, gel, se non sbaglio, si chiama Effetto Gel. Questo si chiama Essence Better Than Gel Nails Top Sealer Luminoso. Poi abbiamo un solvente 3 in 1, le varie lime a banana e questa qui per unghie. Con due tipologie di lime, per unghie deboli e fragili. Sono ideali per accorciare e limare le unghie naturali ed è lavabile questa qui. E sono tutte novità. I prezzi variano da 2,99 euro, 2,49 euro il solvente, la lima 1,59 euro. Questo, insomma, ragazze, è quanto. Io spero che con le mie molteplici chiacchiere, vi avrò fatto due palle appese, suppongo, di queste cose qua, vi ho dato qualche spunto per i prossimi acquisti. Devo dire la verità che Essence mi ha sorpreso tantissimo per quanto riguarda le idee di queste collezioni. Ha fatto davvero cose simpatiche come questo smalto che se ci disegni sopra cambia colore. Oh, alcune collezioni, le nuove colorazioni degli Stay All Day, queste ciglia finte di carta molto molto carine, scusate ragazzi, i capelli. Mi ha sorpreso davvero tanto. Ho stampato 50.000 pagine, ma ne valsa la pena, io spero. Lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete qualche informazione, qualsiasi cosa, io vi mando un forte bacio, vi voglio dare l'anteprima del prossimo tutorial, che è quello per le bionde, del trucco. Non so cosa si vedrà, si vede una mazza, va bene, lo vedrete insomma realizzato, perché con la luce artificiale non è insomma granché. Scusate i capelli. Niente ragazze, io vi mando un forte bacio, spero di esservi stata utile, di avervi dato qualche news. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!